verso blu e cantiamo ed urliamo tutti insieme. Bello questo stadio del mondiale, Cagliari sì, facci sognare. Sarà una grande festa, dalle curve alle tribune. Signore, che hai voluto il nostro amico Marius a correre nei campi del cielo, mandalo a fare il tifo per noi tutti i giorni. Ci sarà una grande bandiera con i colori rosso-blu nella curva sud dello stadio Sant'Elia per ricordare Mario Sardara, noto a tutti con lo pseudonimo di Marius e fondatore nel 1967 del Cagliari Club, la più antica associazione sportiva di tifosi della squadra del Cagliari. Il centro coordinamento Cagliari Club ha voluto onorare così la memoria dello storico capo dei tifosi. Qualcosa che è stato in incubazione del centro di coordinamento da sempre. Finalmente siamo riusciti, abbiamo realizzato questa bandiera meravigliosa. Non soltanto a Cagliari ma in tutta l'Italia. Quando arrivava Marius era la gioia degli emigrati. Non conoscevano i risultati del Cagliari e tutti andavano al bar Marius, che lui aveva una sorta di classifica fatta con dei puntini di plastica e scriveva tutti i risultati. Lì a cima c'era la centrale che allora si chiamava la Tetti dei telefoni. Lui si era messo d'accordo con le telefoniste, gli telefonavano i risultati e lui in diretta metteva i risultati. Siccome si giocava tanto al totocalcio, c'era un afflusso di gente non indifferente. Bambino morto 2 settimane fa su un campetto di Quarto. Per la volata finale Cagliari senza Melchiorri, lesione al crociato, stagione finita. Rastelli ripropone l'attacco pesi leggeri, João Pedro in appoggio a Farias e Sao. Nel 4-3-3 Spezzino rientra Sciaudone e davanti Nenè non è al meglio, allora tocca a Calaiò, dirige Pairetto di Michelino. Al quarto d'ora strappa applausi la punizione calciata a sorpresa da Di Gennaro a cercare Farias, il brasiliano si coordina bene ma non inquadra la porta. È il Cagliari a fare la partita ma è troppo impreciso, come al 32esimo quando dopo il colpo di testa respinto di Pisacane Cepitelli ha un'ottima opportunità ma la sciupa calciando malissimo, di fatto è l'ultimo spunto di un primo tempo deludente.
Alla ripresa ha subito un brivido per i tifosi rosso-blu, Catellani va via in serpentina, tocca per Sciodone, cross basso sul quale nessuno interviene. Al settimo lancio preciso di Munari, l'aggancio di Farias non è dei migliori, allora dà indietro a João Pedro, Cicizzolo fuori causa ma in scivolata e Valentini a respingere, anche questa opportunità svanisce. Al diciottesimo Munari, palla morbida a cercare Farias, destro in girata chiude Cicizzola che sarà nuovamente decisivo 40 secondi dopo quando Di Gennaro da lontano lascia partire un bolide improvviso che il portiere vola a togliere dalla sua porta con l'aiuto del palo. Sembra il momento del Cagliari, invece esce lo Spezia al 22esimo, Piccolo apre per Pulsetti solissimo ma spedisce sull'esterno della rete. Due minuti dopo, sempre su quella fascia dove Rastelli aveva appena sostituito Pisacane con Balzano, affonda Migliore che va al tiro, Storari respinge ma sui piedi di Calaiò che non perdona, Spezia in vantaggio al 24esimo. Il Cagliari è scosso, Rastelli prova a dare peso all'attacco inserendo Giannetti al posto di João Pedro. 37esimo, Pairetto annulla giustamente un gol a Farias in fuorigioco al momento del tiro di Fossati. Subito dopo Fossati lascia il campo, al suo posto entra Cerri, Cagliari iperoffensivo, ma è lo Spezia a colpire di nuovo dal limite della propria area. Migliore lancia in contropiede Piccolo che galoppa verso l'area rosso-blu, rincorso invano da Murru, pallone sul sinistro indirizzato all'angolino ed è il raddoppio spezzino al 40esimo, è il secondo gol di Piccolo con la maglia bianconera dopo quello a Terni. Cagliari non si arrende, nel primo dei 5 di recupero Balzano crossa, staccano Cepitelli e Giannetti ed è l'attaccante ad accorciare le distanze. Poi va a prendere la maglia numero 9 per dedicare il gol a Melchiorri. Un minuto dopo però Piccolo sfiora anche la terza rete, ma la gara si chiude di fatto quando Pairetto fischia fallo in attacco dopo questo contrasto in area tra Farias e Sciaudone. Non riesce questa volta la rimonta nei 5 di recupero, il Cagliari incassa il terzo capo consecutivo, non ha pagato la scelta dell'attacco leggero fatta da Rastelli che alla fine ha qualcosa da dire a Pairetto. Paga invece la tattica di Di Carlo, attendere, contenere e poi colpire.